A Vegapunk. Commentiamo un pochino questo capitolo. Settimana scorsa avevo detto che secondo me i personaggi forti dovevano arrivare a contrastare gli astri di saggezza, non potevano lasciare solo Luffy. Sono arrivati i giganti, per ora mi aspetto che possa unirsi anche Sanji allo scontro e deve per forza di cose unirsi anche Zoro. E quindi Zoro ha messo KO Lucci. Lucci, che è stato un mezzo per mettere da parte Zoro per più capitoli, ora non serve più e Oda l'ha buttato nel cesso. Poi magari farà qualche altra piccola cosina, non lo so, ma per il momento sarà sicuramente messo da parte. I cattivi sono altri ora, i potenti sono altri, non è più Lucci. Mi aspetto anche un'altra cosa, che i Mugiwara possano dividersi. Cioè, la Sunny c'è ed è pronta. Magari Brooke, Nami, Lilith, Stussy, non lo so, Usopp, Chopper, Franky si avviano e vanno verso Erbaf, mentre qualcuno resta con i giganti a combattere e poi arrivano a Erbaf in un secondo momento. Magari restano Sanji, Zoro, Rufy e Jinbe con Dori e Brogy. E se ne vanno dopo, si rivedono ad Elbaf. Non mi dispiacerebbe, anche perché così possiamo avere qualche capitolo dove personaggi forti possono combattere e assaggiare la forza di quelli che saranno i nemici del futuro. Quindi non mi dispiacerebbe vedere anche uno Zoro contro Venus che usa la spada. E che è quello che ha fatto di più in questo capitolo. Cioè, assurdo, è arrivato, ci ha fatto vedere questo cavallo bellissimo, scheletrico, davvero bello, inquietante, ed è partito subito all'attacco mettendo KO la metà dei pacifista in pochissimi secondi. E i pacifista, questi pacifista non sono scarsi, sono un bel po' forti. Quindi metterne KO così tanti in pochissimo tempo è un qualcosa degno di nota. I 5 assi di saggezza, ragazzi, sono forti. Sono tanto forti. Poi hanno questa capacità di rigenerarsi che va capita. Bisogna comprendere che cosa sono. E saranno sicuramente dei personaggi difficili da sconfiggere. Io continuo a rifiutare l'idea che possano essere delle emanazioni di Im. Perché non mi piacerebbe. Non sto dicendo che non sia così. Perché ci sono delle probabilità, ma spero di no, semplicemente perché non vorrei vederli annullati come personaggi. Vorrei che continuassero a conservare la loro centralità. Li conosciamo dalla prima parte del manga, praticamente, e devono essere tra i nemici finali della ciurma, comunque del mondo di One Piece, perché sono loro i veri cattivi del mondo. I cinque astri e Im sono loro. Inoltre, la tavola dove, come dice Robby, dove vengono trasformati tutti, dove li vediamo trasformati tutti, è meravigliosa. Capiamo ora che cosa succederà se si divide la ciurma. Capiamo quale sarà il ruolo del robottone che deve arrivare prima o poi. Immagino una situazione di crisi per i buoni, con il robottone che poi interviene e risolve i problemi. Voi dite, ma Luffy adesso è imperatore, la ciurma di un imperatore, quindi deve riuscire a farcela da solo. Sono d'accordo in parte. Ovviamente un imperatore non è facile da buttare giù, però forse nessun imperatore ha mai sfidato i 5 assi di saggezza. Nessuno. Cioè, che noi sappiamo, non c'è mai stato
non abbiamo mai avuto un Roger contro i 5 astri di saggezza, non abbiamo mai avuto Barba Bianca contro i 5 astri, Kaido, Big Mom contro i 5 astri, o Shanks. Shanks li ha incontrati, ma non penso ci abbia combattuto contro. Quindi nessuno si è mai trovato in questa situazione. Che Rufy possa andare in difficoltà contro i 5 pianeti, 5 anziani, tra gli esseri probabilmente più potenti del mondo di One Piece, più pericolosi, con dei poteri assurdi, è lecito, è lecito. E ricordiamo pure che in passato Joy Boy ha già perso, quindi il fatto che Rufy sia il nuovo Joy Boy non significa che sia imbattibile. Luffy può essere sconfitto. Alla fine di One Piece, ci stiamo avvicinando, ci sarà una guerra, una battaglia, dove Rufy ovviamente farà, forse avrà il ruolo principale, ma poi gli altri, gli alleati che si è costruito nel tempo, quelli che lo hanno atteso in quanto Nika, in quanto Joy Boy, dovranno dare il loro contributo, altrimenti il governo mondiale non si sconfigge, c'è bisogno anche degli altri. Ora, è passato abbastanza tempo, devo essere sincero, mi aspettavo di meno, sono passati 3 minuti dai 10 per il caffè, quindi ho la sensazione che Oda voglia andare abbastanza veloce, nel senso voglia risolvere tutto in 3 o 4 capitoli massimo, e credo che nel prossimo vedremo i 5 astri fare sul serio, perché per adesso non abbiamo visto praticamente nulla. Mi è piaciuto come siano entrati in scena, cioè come sono entrati in scena, cioè il fatto di sapere già, cioè ho avvertito la mancanza di tempo, cioè il fatto che loro fossero consapevoli di avere pochissimo tempo, perché appena sono arrivati non hanno neanche guardato Rufy, sapevano già che cosa fare. Uno ha affermato i pacifista, quindi ha aiutato la marina, il proprio esercito. Un altro è salito in cielo e ha attaccato il Lapu Face per cercare di distruggere la barriera. Due sono rimasti lì a combattere con Rufy, quindi a tenerlo impegnato. Manca il quinto, il cinghialone, che chissà cosa farà e cosa sta facendo. Forse è rimasto anche lui giù a combattere, e non lo so. Però il capitolo è bello, è importante, perché ragazzi, la rivelazione dei 5 astri di saggezza non può che essere tale. È un po' corto, non succede chissà che cosa, ma prepara il terreno a questa battaglia che secondo me sarà incompleta, ma che comunque ci dirà tanto sulla forza di questi personaggi. Quello da cui ci aspettavamo di più forse era Venus, il samurai, ed è quello che non ci ha deluso. È partito subito in quinta. E chissà, Zoro versus Venus, dai. Bello il finale, aggiungo questo, bello il finale, perché comunque vedere Rufy che si riunisce con i due giganti è un po', fa un po' nostalgia, no? Anche il fatto che dica, ah, i due vecchi giganti sono qui anche loro, e belli tutti e due che gli rispondono, non vedevamo l'ora di vederti, siamo venuti qua perché non ce la facevamo ad aspettare.